Bella ragazzi, siamo i Granz e siamo tornati qui perché cosa succede? Oggi abbiamo trovato altre fanfiction su di noi. Sì, e questo è la cosa bellissima perché quando le vedi dici che bello, possiamo prendere per il culo i nostri fan. My Drag si chiama questa fanfiction. C'è anche il cast. Luanna Perez as Irina. Matteo Pellegrini as Mateusz. Incredibile. Matteo Pigrazzi Dread as Matteo. David Darrell as Darrell. David. Greta Menchi as Nicole. E poi Bill Moore. Emma Roberta as Tamara. L'intro è questa. Mi sentivo la testa scoppiare. C'erano luci, musica, ragazze e ragazzi. Poi c'ero io, nel bel mezzo della pista, e ad un certo punto il vuoto. Ecco quello che mi ricordo della serata di ieri in discoteca. E ora sono a casa del mio amico Matteo, mentre lui registra un video per il suo canale YouTube. Io sono qui che penso ancora a ieri e il ragazzo che ho conosciuto ieri. Ora sono le 2 di notte, ed il mio unico pensiero è dormire. Quindi non stai a pensare. Cioè, scusa, allora non stai a pensare al tuo ragazzo. Al ragazzo che hai conosciuto ieri, vabbè, c'hai idee confuse. Domani forse sarò un po' più lucida per ricordare, ma ora voglio soltanto pensare a mangiare. Però tremo. Però tremo. Notte Matteo, notte Iri, ti voglio bene. Ma non sta a registrare Matteo, avrebbe detto non per cazzo sto a registrare. Non si ricorda quello che deve dire. Anche io, e mi addormentai. Spazio autrice. Già. Giustamente ci vuole una pausa, no? Scritto tanto. Ehi hey guys, sono Cecilia e spero che l'introduzione vi piaccia. Pubblicherò un capitolo al giorno se tutto va bene. Lasciate una stella e un commento, sempre. Capitolo 1. Quanto soffrigno, raga. A casa mia, però vabbè. Mi svegliai e ripensai ieri sera. Flashback. Che cos'è questo flashback? Flashback. Ah, ok. Aspetta, chitta un po' di musica, mettiamoci a ballare. Dai Matteo, oggi non ho voglia. Tu immagina la musica di sottofondo, no? Matteo è il mio migliore amico, ma lo considero come un fratello. Non passo molto tempo in casa mia per il semplice motivo che mi stanno tutti sul cazzo, tranne mia mamma, lei mi capisce sempre. Magari sono lei ama dentro casa. Irina, non puoi stare dentro casa mia. A vita. Su, muovete. Matteo, io sta a dire. Sì. As Dread. Alias Dread as Matteo. Che cazzo ho detto? Allora, vai, aspetta. Alla fine andammo in discoteca con un po' di discussioni. Decisi di non cambiarmi. Decisi di non cambiarmi e restare in short e canottiera. Mazza, fanno entrambi. Mi misi un paio di tacchi a caso e mi feci una treccia. Perché la treccia fa stile. Zingara. Uscimmo dal palazzo e ci dirigemmo verso la macchina di Matteo. Finalmente arrivati, decisi di mettermi nei divanetti e non fare niente. Un ragazzo ubriaco. Non posso essere, dai. Si avvicinò a me e mi svenì con gli occhi ad altezza seno. Ero scandalizzata, impaurita, eccitata e colta alla sprovvista. Ammazza. Era tutto, era un turbinio di emozioni. Che sguardo. Matteo correva verso di me con un altro ragazzo. Scusalo, di solito non viene addosso a tutti. No. Vabbè, stiamo lì, il senso è quello. Scusami, di solito non sviene addosso a tutti. Comunque io sono David, quindi... Ma dai, basta! Ma non so sempre ubriaco. Piacere, Irina. Comunque questi due ragazzi sono i miei amici. E quello addosso a te è Mateusz. Meglio andare, va, disse David. Aspetta, ti riaccompagniamo da noi, dai, disse Matteo. Io senza dire parola mi tolsi Mateusz di dosso con delicatezza e i due lo presero a mo' di principessa. Certo, io e Dredd a te vi amo. Porco due, un due non fa metà di te, però vabbè. È veritiera come cosa, vabbè. Era una scena abbastanza buffa, sì. Infatti mi mise a ridere dal tragitto discoteca macchina. Andammo tutti a casa di Matteo e Mateusz si risvegliò. Ma tutte le cose vanno a casa di Matteo, fammi capire tutte l'ordine. Sì. Dove sono? Disse. A casa mia Matteo, disse Matteo. E sta gragnocca, ecco, mo già parte con le autocelebrazioni, a quanto pare non è un ragazzo delicato. Io sono Irina, dissi in tono freddo e abbastanza acido. Certo, tu ti chiami Irina, però che vuoi? Vai. Ok ragazzi, andiamo a letto, prendete una disposizione qualunque, disse Matteo, certo, dice proprio così. Allora c'è Dredd che praticamente fa, ragazzi, andiamo a dormire, andiamo a coricarci. Prendete una disposizione dentro casa e poi andiamo a dormire. Trovatevi una sistemazione. Questi sono le pittovaglie per domani. E tutto a posto, disse Matteo. Alla fine optammo per Matteo e David nel letto matrimoniale. Io e Matteo c'è nel divano. Vabbè, come sì. Prima teramente perché è delicato e poi infatti c'è, va bene. Poco furba, eh. Ti chiami Poverina. Non sono mai stata una santarellina. Il pensiero di avere Matteo già accanto mi eccitava molto. Però... Era un bel ragazzo e già stavo pensando a quanto baciasse bene. No, bacio malissimo. Andai a farmi una doccia prima di andare a letto e mi misi una maglietta di Matteo.
tutti che si mettono le magliette di Matteo. Andai al divano e notavo Matteo ci interessato a guardare le mie foto private nel mio telefono. Ma chi ti ha dato il permesso di prenderlo? Scusa, solo che sei parecchio eccitante. Ma che... No, non esiste proprio. Cazzo. Ci addormentammo tutti e due, lui con un abbracciato a me, con una mano sopra i miei seni, ok? Non ci feci troppo caso e mi addormentai. Al mattino seguente lui non c'era più. E Matteo stava facendo un video per il suo canale. Fine flashback. Possiamo scacciatrice! Rientrare. Comunque questa storia sarà a capitoli corti. Ma c'è, ne saranno molti. Lasciate sempre una stella e un commento. Continuo reading next part. Ragazzi, scusate per l'assenza, ma ho avuto un po' da fare in questi giorni. Il capitolo esce domani. Andiamo al prossimo capitolo, che è il capitolo 2. Mi svegliai, andai in bagno e mi preparai. Mi guardai allo specchio e guardai i miei lunghi capelli rossi tinti. Non mi piaceva più il mio sciatto colore nero carbone. Sono magra, senza un filo di culo, ma con abbastanza tette. Sono un po' troppo alta per i miei 17 anni. No, allora niente, lascia. Ma va bene così. Lascia cancella tutto. Ma va bene così. Andai in cucina e trovai Matteo e David che facevano oh, you, con la farina. Che facevano colazione. Mi unì a loro e ascoltai i loro discorsi. Quindi con la farina anche lei. Ieri Matteo ci sembrava più fatto del solito, disse Matteo. Sai com'è fatto? Quando vede due tette le vuole già portare a letto, disse David. Grazie, ma bella amico. Vabbè, ma anche io, cioè, ieri Mateusz sembrava sempre fatto. Feci una faccia strana. Quindi due capirono che stavo origliando. Iria! Ben sveglia. Matteo! Ho fame. Cioè, sempre fame. Fatti i cazzi tu, amu. Amustru. Scoppiamo a ridere come coglioni. Dopo aver fatto quella scelta, perché c'è da ridere, perché... Irina, Matteo, fatti i cazzi tu, c'ho sempre fame. Sappiamo. Andai alla fermata. Io penso che non la scriverà più. Vabbè, ma ovvio, se fa per... cioè, se stiamo facendo un video, ci ridiamo sopra. Ma comunque, grazie per averla scritta. Andai alla fermata e presi l'autobus. Mi sedetti e misi le cuffiette. Partì Stress Out, 21 Pilots. Porco dio, mi ci sono chiuso pure io. Now we stress out. Bravo. Ok. Sono troppo bravi, regà. Ascoltatevi il CD. Mi stressa. Amo questa canzone. Dopo circa 10 minuti arrivai a scuola. Mazza, bella a te, stai vicino. Il liceo linguistico Russell. Ma me caschi così. Due L, oh. Mi regai verso il muretto dove si trovava Nicole, la mia migliore amica. Greta Menchi. Greta Menchi? È là dove di Greta Menchi, no? Nicole, scusa. Lo so, però Greta Menchi alias Nicole. Quindi è Greta Menchi che interpreta Nicole. Va bene. Sì, va bene. Così. Nicole è sempre stata una ragazza particolare. I suoi capelli sono rosa, con le punte viola, ma la cosa che risalta di più sono i suoi occhi rossi grazie alle lenti colorate e alle canne. Ah, in più i suoi grandissimi occhiali. Sembra quasi una cosplay di qualche personaggio strano, ma nel complesso è molto carina e soprattutto dolcissima. Iniziai a parlare con lei di cazzate. Dopo un po' ci venne incontro David, il suo ragazzo. Ah, il suo ragazzo di Nicole, aka Greta Menchi. Esatto. Oh, i due si baciarono facendomi sentire incredibilmente sola. Oh, prendete aria, eh, dissi io scherzando. I due risero. mi avviai. Sto ridendo, sto entrando a parte. Mi avviai con Nicole in classe. Nel corridoio incontrai Mateusz, che si stava baciando con una classica perfetta ragazza. Bionda, occhi azzurri, fisico perfetto e per finire due grandissime tette. Già hai dimenticato Irina? Vabbè. Quel minimo di interesse che avevo per lui scomparve. Ti prego, andiamocene. Ma che cazzo è? Dopo ti spiego. Cazzo vuoi? Dopo ti spiego, andiamocene. Come? Dopo ti spiego. Sì, sì. Dopo ti spiego. Lui mi vede. Mi vide. Mi vide. E mi chiamò. E mi chiamò, ma io lo ignorai e me ne andai in classe lasciando indietro Nicole. Lei mi raggiunse senza dire parola. Al suono della campanella entrammo in classe e ci sedemmo al nostro solito posto, l'ultimo banco. Passarono tre ore e finalmente arrivò l'intervallo. Uscì fuori per andare al distributore e guarda caso incontrai Matteo. Stava prendendo le Kinder Delice con lo sconto del 12%. Licenza poetica. Sì. Vabbè. Gli raccontai quello che successe all'entrata. Lui mi disse: Irina, ma a te cosa interessa se hai baciato Tamara? Ti interessa Mateusz? Chi è Tamara? Forse Tamara è quella nuova, è quella che. Ci sta il cast? Sì. Tamara. Emma Roberts. Ti interessa Mateusz? No, solo che quella si bacia sempre tutti. E anche lui non è da meno, a quanto pare. Secondo me tu nascondi qualcosa. Scusa. Gli diedi una spinta e iniziamo a ridere. Ma sbagliando una spinta non una pizza. Le lezioni. No, a te, a Matteo. Ah, ok. Le lezioni finirono e Matteo ed io uscimmo. Mentre me ne stavo per andare, Matteo ci mi vide, mi prese da parte e disse: ti devo parlare. Ce l'ho. Ero veramente ansiosa. Ce l'ho un po' d'erba. Pazziatrice. Scusate per la lunghissima attesa, ma non avevo più voglia di scrivere. Ma grazie a. Mi è tornata la voglia.
quindi scriverò un capitolo al giorno. Allora, adesso noi lo leggiamo ora o no? Perché vogliamo sapere come va a finire. Non lo leggiamo il capitolo, ma intanto invitiamo l'autrice a continuare a scriverlo. E poi leggiamo il prossimo e il capitolo dopo ancora insieme. Giustamente, esattamente, no? Quindi scrivilo, non fa come quell'altra che si è fermata. Esatto, e... ragazzi, comunque se voi avete delle fanfiction su di noi, scrivetele e mandatecele, che le leggeremo in un video senza problemi. Poi se ce l'avete anche una tipo comica, fatela, che è carina. Cioè, noi la rendiamo comica, perché sennò ovviamente non è che possiamo leggerla e basta. La rendiamo un po' più comica. Però se ce l'avete fatta già comica, dobbiamo solo leggere, non dobbiamo fare tanta fatica. Quindi esatto. No, vabbè, dai, a parte scherzi, è carina. E che chi? Non lo so, Irina. Irina, sei carina. Porca la puttana, tutta la mattina. Vabbè ragazzi, se questo video vi è piaciuto, noi ci becchiamo al prossimo. E speriamo di continuare questa fanfiction. Quindi Cecilia, continuala. E bella, lasciamo 5.000 like. Bella, ciao.